nuovo video. Come vedete dal titolo, questo sarà uno svuota la spesa Lidl. In molti mi avete chiesto di variare un po', non andare sempre all'Eurospin, ma anche di andare in un altro supermercato. E così oggi sono andata al Lidl. Ho preso tante cosine, infatti come vedete qui abbiamo le due buste. Come sempre ci saranno i prodotti che ho preso io e i prodotti che ha preso mia mamma per tutto il restante della famiglia. Scusatemi le condizioni se la luce non è un granché, ma da me diluvia, quindi passatemi questo. Allora, io inizio subito. Oddio, qui vedete qualcosa? No! Inizio subito dai surgelati, così li metto in congelatore. Allora, ho preso questi broccoli, marchio questo qui. Poi, come sempre, dopo vi scrivo sempre tutti i prezzi, perché se prendo lo scontrino non ce ne andiamo più. Allora, questi broccoletti qui, semplici broccoli che vado a mettere subito in congelatore. Andiamo con la prima busta vicino. Allora, ho acquistato due confezioni di gnocchi. Questi qui sono di nonna mia, chicche tricolori. Questi qui, penso che questi altri qua sono tipo spinaci o qualcosa. Allora, anche alla zucca e spinaci, zucca, spinaci e quella là di patate, quelli bianchi. Eccoli qui, sono 500 grammi. Sinceramente, ho guardato la tabella nutrizionale, per 100 grammi ha solo 148 calorie, 2 grassi, 32 carboidrati, 1 grammo di zucchero, fibre 2, proteine 2, 2,8, quindi ottimi. E poi ho preso pure dei gnocchi di patate. Questi qua, invece questo sono, fatemi sapere se vi interessa pure negli svuota la spesa, anche un po' la tabella nutrizionale, così vi fate anche voi un'idea. Comunque questo, sempre per 100 grammi, 143 calorie, grassi 3, carboidrati 31, fibre 3,7, proteine 2,3. E la percentuale di sale in questo qui è 0,84. Di solito mi capitava, tipo pure i gnocchi dell'Eurospin, che tenevano tipo per 100 grammi 2-3 grammi di sale. E comunque a me 100 grammi non mi bastano, quindi era un po' troppo esagerato il sale. Però adesso che ho scoperto questi, Lidl, ti adoro. Comunque, io non sono mai entrata in un Lidl e il Lidl era immenso. Io così, sto in paradiso. Comunque andiamo avanti. E quindi questi li ho presi io. Poi mamma ha preso una confezione di crostini classici. Si vede che non li ho presi io, perché se le prendevo io, le prendevo integrali. Cioè. Allora, questi qui sono marchio Certosa. Comunque sono questi qui, poi, queste sono le cose meno interessanti, perché ho preso delle cose molto interessanti. Allora, poi mamma ha preso per mia sorella Real Forno, fior di cioccolato, queste gocciole, così, senza olio di palma, bla bla. Poi, sempre lei ha voluto prendere, c'era tipo un reparto già natalizio, tipo così. Comunque, questi biscotti che sono alle mandorle, Favorina. Che bella la confezione. Eccola qui, io. Poi, io ho voluto prendere... Oddio, si è scattato. No, vabbè. Comunque, ho voluto prendere questo qui, che è un pane, sono dei sandwich toast. Ritorno in forma, grazie. Questi qui, e questo qua sono 750 grammi. La tabella nutrizionale era ok, quindi l'ho presa. Tipo per 100 grammi ho 255 calorie, grassi 5, carboidrati 41, zucchero 4, fibre integrali 7, proteine 8 e 1 grammo di sale, quindi ci piace. Per cambiare un po' l'ho voluto prendere, questo qui è la linea americana, tipo dedicato all'America, quindi... ok. Poi un'altra cosa che io ho visto, c'erano sia questi che quelli là, la frutta, tipo frutti di bosco, però a me ispirava questa confezione. E sono dei premium muesli.
questi qui se li trovate, per quanto riguarda la tabella nutrizionale, ve li consiglio per cambiare un po' nello yogurt, per qualcosa di carino, bellissimi. Infatti c'è la confezione stupenda, sono 750 grammi e per 100 grammi hanno 367 calorie, 7 grammi di grassi, poi 62 di carboidrati, 27 di zucchero, fibre 8,3, proteine 8,3 e sale 0,06. Logicamente io questi qua non è che mangerò 100 grammi di questo, ma di meno di 100 grammi, giusto per un po' di decorazione, quindi ci stava. Poi dentro ha i semi di girasole, i semi di zucca, banana, uvetta, avena, un po' di tutto. Lo proverò e vi farò sapere. Tutti questi prodotti poi vi farò sapere nel video, prodotti terminati, quindi seguiteli. Poi ho voluto prendere due confezioni di albume. Quando ho preso questo albume ho detto, oddio, ma secondo me sono 200 ml, perché rispetto a quelli là dell'Eurospin è molto più piccola, però sono sempre 500 ml. Ed è questo qui, albume d'uovo. Questo qui marchio Maya. Semplice albume, marco Maya. Ne ho prese due. Questi devono andare in frigo. Poi. Allora, volevo uno yogurt bianco, cercavo uno yogurt bianco, sia lo Skyr, non lo so come si pronuncia, penso Skyr. Vabbè, non mi volete male, ma non lo so. Comunque, ma pure un semplice yogurt greco, giusto per cambiare un po' la marca dall'Eurospin, non c'era. Ho detto, vabbè, ma anche la confezione grande, cioè, non c'era. Tutto tipo albicocca, caffè, no. E quindi ho voluto provare questo qui, Simo. Tutti quanti sotto, ma c'ha lo zucchero! Questo qui è al lampone, eccolo qui, ed è, sono 150 ml, ma per 100 grammi, 150 grammi, ma per 100 grammi ha 56 calorie, grassi 2, carboidrati 4,6, zucchero 3,9, proteine 8,9 e sale 0,10 grammi. Quindi c'è alla fine una scemenza di zucchero, quindi ogni tanto ci sta la mattina una bella botta di zucchero. Comunque sono questo qui, lo proverò. Mi ispirava tantissimo, mettiamolo qui. Poi mia mamma ha comprato questo qui, Milbona, Fruit Yogurt Low Fat. Comunque, vabbè, sti cosi sono pieni di zuccheri. Mi sto sentendo male, quanto zucchero c'è. Va bene, comunque questi sono bocciati. Vabbè. E voi se non me ne frega un cazzo dell'alimentazione sana, oddio, ho detto la parola, l'alimentazione sana, prego. Accomodate. Allora, poi ho preso il famosissimo formaggio fresco quark magro. Vedo tutti negli Insta Story questo amicone qui, del marchio Milbona. Ho detto, no, sto coso lo devo prendere anch'io. Quindi se fa schifo vi vengo a cercare, a tutti voi che lo promuovete. No, sto scherzando. Allora, questo qui per 100 grammi ha 68 calorie, grassi 3, 0,3 grammi, carboidrati 4 grammi, zuccheri 4 grammi, proteine 11,8 grammi, sale 0,10, quindi ci piace. Ed è questo qui, quindi lo proverò e vi farò sapere. E poi ho voluto acquistare del marchio Loviglio una mozzarella light. Eccola qui. Ed è questa qui, per 100 grammi a 165 calorie, grassi 8,5, poi carboidrati 1,5 grammi, zucchero 1,5 grammi, proteine 20,5 grammi di proteine, sale 0,50, quindi approvata. Ok, prima busta andata, andiamo con la seconda busta. Allora, ho acquistato questi cavoli di Bruxelles, eccoli qui come sono bellini. Sicuramente ci farò tipo la pasta oppure vicino al petto di pollo, bellini. Ed è, sono 370 grammi. C'aveva un bel bancone frutta, teneva di tutto, frutta di stagione, zucche, però io tengo tipo 5-6 zucche così, ho detto no, non si compra la zucca. No. Poi ho fatto scorta di gallette, ho preso una, due, tre,
4, 5, 6, sono finite. Ho preso 6 gallette, sì, perché io le consumo, sono galletta addictive. Che, quindi bloccate questo video, se siete arrivati a questa parte di video mettete hashtag team gallette, così vi voglio bene ancora di più. Comunque ho acquistato di Certussa bio gallette di farro, queste qui, ho ne ho acquistato una, due di farro, quelle qui, ho ed è queste qui, per 100 grammi hanno 381 calorie, 2,2 grammi di grassi, carboidrati 75, zucchero 1 grammo, fibre 6,6, proteine 12 grammi e sale 0,01 grammo. E poi ho preso sempre della stessa marca, questa qui, gallette 5 cereali, 2, ho fatto 2 e 2. Questo qui per 100 grammi ha 380 calorie, 2,3 grammi di grassi, carboidrati 80 grammi, zucchero 0,7 grammi, fibre 3,2, proteine 8,1 grammi e sale 0,01 grammi. E poi ho voluto provare anche queste altre qui, che costavano pochissimo, ho detto vabbè, proviamole. Queste qui sono semplicissime gallette di riso, che io devo dire la verità, sì, adesso direte che sei pazza, sì, sono pazza, io tra tutte queste qui preferisco le gallette semplici di riso. Molti dicono che sembra polistirolo, però a me piacciono, cioè io le preferisco a tutto, quindi ok. Queste qui per 100 grammi hanno 384 calorie, 3,3 grammi di grassi, poi 78 carboidrati, cassa tutti scritti streves, proteine 0,8,6 grammi, sale 0,01 e cresta roba, zucchero già l'ho detto 0,6 grammi. E comunque ne ho prese due. Oddio mio. Poi mia mamma ha comprato... questo, le sfoglie Sunday, queste qui, comunque non so, ve le ho fatte delle gallette, sono quelle là. Poi ho voluto prendere questo qui, Brain Sticks High Fibre, alto contenuto di fibre, ed è 500 grammi il paccone. Sono queste qui, ho. E queste qui per 100 grammi hanno 320 calorie. Il telefono, la tua croce! Ti è brutto quando ti alzi per rispondere e poi già hanno preso il telefono? Comunque andiamo avanti. Allora, questo qui, ho, per 100 grammi ha 3,4 grammi di grassi, 43 grammi di carboidrati, 22 grammi di zucchero, 32 grammi di fibre, 13,5 grammi di proteine e 1 grammo di sale. Logicamente 100 grammi, non mi mangerò 100 grammi, ma sempre la metà. E quindi eccoli qui. Poi, ho voluto prendere per provare, come sapete. Come sapete, io adoro i nuggets di fior di natura dell'Eurospin. Ho visto questi qui, My Best Veg nuggets vegetali, giusto così per cambiare, per far mangiare qualcosa di diverso anche mia sorella, che non tocca frutta, non tocca verdura, non so come fa, e quindi ho voluto prendere. E questi qua sono per 100 grammi hanno 200, non ve l'ho fatto vedere, per 100 grammi hanno 277 calorie, 14 grammi di grassi, 23 di carboidrati, 23 di carboidrati, zucchero 1,4, fibre 3,7, proteine 13 grammi, sale 1,1 grammo. E poi come ultima cosuccia ho voluto prendere questo latte qui, latteria, solo latte italiano, free from, comunque questo. Eccolo qui, l'ho voluto prendere, un semplice latte scremato. Nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un pollice in su, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché se non attivate la campanella siete cattivi. E un'altra cosa, seguitemi sul mio Instagram, perché lì pubblico
dalla mattina alla sera tantissime cose belle e pubblico davvero tanti sondaggi, quindi mi raccomando iscrivetevi sul mio Instagram, vi lascio tutto qui. Io spero che questo svuota la spesa vi sia piaciuto e io vi lancio dal balcone, vai. E io vi lascio un grande bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao.